Durerà fino a mercoledì l'ondata di calore che sta interessando tutta l'Italia. Domani nel centro si toccherà il picco con punte che andranno dai 36-37 gradi tra Umbria, Toscana e Marche. Per effetto, ci dicono gli esperti, dell'anticiclone delle Azzorre che sta venendo sostituito da quello nordafricano. L'aria calda inizia a salire dal Sahara algerino verso il centro-sud, dando vita ad una fiammata calda che culminerà verso la metà della settimana, attenuandosi poi progressivamente nei giorni successivi. Nella seconda parte le correnti atlantiche entreranno nel Mediterraneo, riuscendoci solo parzialmente, dando vita però ai primi focolai temporaleschi. Il sole ad ogni modo non mancherà, in particolare sulle coste adriatiche, dunque l'estate mostrerà evidenti segnali di invecchiamento, ma per questa settimana non sarà ancora finita, come ci dice l'esperto Francesco Cangiotti. I prossimi giorni saranno ancora in compagnia dell'alta pressione africana che continuerà a richiamare aria piuttosto calda sul nostro territorio. Avremo quindi per la giornata di domani martedì e anche per quella di mercoledì condizioni di tempo stabile su tutta la nostra regione, con un cielo soleggiato salvo qualche locale velatura in transito nel corso della giornata. Le temperature continueranno a mantenersi su valori oltre la media, con punte massime anche superiori ai 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. Un po' più mite risulterà il clima lungo la costa grazie alle brezze di mare, che tuttavia manterranno abbastanza elevati i valori di umidità, rendendo il clima piuttosto afoso. Poi dalla giornata di giovedì e ancor più da venerdì, il graduale abbassamento del flusso temperato di origine atlantica porterà con sé aria un pochino più fresca, ma anche un aumento dell'instabilità. Quindi a partire da giovedì pomeriggio e ancor più poi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, ritroveremo una maggiore variabilità con addensamenti nuvolosi in particolare durante le ore pomeridiane, a cui saranno associati dei rovesci e dei temporali che qua e là, proprio visti i contrasti in gioco, potranno risultare anche di moderato forte intensità. Le temperature proprio nella seconda parte della settimana, quindi andando verso venerdì, sabato e domenica, tenderanno a diminuire di diversi gradi, portandosi attorno alle medie del periodo.